Ok, allora ragazzi, si continua con Lucifero, Lucione. Allora, vediamo come dice la tavoletta. Ugia! Direttamente ci dà ottimi. Quando io vincono le carte che tu scegli, quando perdi sono forbici che presenti, quindi ho già capito. Ci serviranno delle forbici. Questo è chiaro. Vediamo qui. La cassetta chiusa mi dà sempre i nervi. Qui si sta riducendo la gente che c'è in casa, eh. Mi sa che iniziano a crepare uno dietro l'altro. Ah, Gesù Maria, ok, dobbiamo trovare il bersaglio. Qual è il nostro bersaglio? Tom. No, allora, il tipo è morto. Quindi sti cazzi, onestamente. È bello che è morto. Dobbiamo andare, mi sa. Andiamo nella sala da pranzo, vediamo cosa succede. Sarà Lobby. Qui, non mi ricordo dov'è la sala da pranzo, sta facendo un giro diverso dal solito. Passiamo da qua. Intanto fuori non mi fa andare, no? No. Spegniamo anche la luce, perché siamo degli stronzi. Sono davvero stufa. Credo che dovrei cercarmi un altro lavoro. Questo è troppo. Come, non ti piaceva zio Tom, magari? Aspetta un secondo, se possiamo usare la... Aspetta. Non possiamo usare la... Ciao, Lucius. Mi farebbe comodo un po' di aiuto. Ah, aspetta. Ah, ok. No, no, stavo sbagliando io in effetti. No, no, niente, niente. Però sta cosa secondo me si può disattivare. Arriverà il momento. Voglia di rilassarsi con della Ancora, buona sti qui di musica. cosa? Stronzate, lui che dice? Ciao figliolo. Ciao Nigga. Ok. Non credo ci sia qualcosa di nuovo qui su server di te. Idiozia. Ok Non ragazzi, puoi ci vediamo dirmi appena questo. capisco cosa cazzo devo Senti. fare. Un giardiniere. Ah sì, è lui. Madonna. Non è il giardiniere, cioè, questo abbiamo già visto, no? Sì. Chi è? Sta lontano, Lucio. Antonio. Andiamo qua di... Allora, Antonio sta tornando in cuore, potrei per sapere perché... di chi è tornato dalla discoteca. Ok, possiamo romperlo parecchio. Sta cosa è sempre staccata, io la odio. Come faccio a rompergli la parecchio? Ho già un'idea. Sasso? No? Ecco il fatto, vedete? Ma quanto sono genio! Nah. Me lo immaginavo, il sasso, infatti l'ho avuto fin troppo e non capivo che cacchio farne. Adesso mi dico, ci passa in mezzo, si rompe, andrà qui a cercare i cosi. Vediamo. Non ci si è passato sopra? Pezzo di merda, dov'è il sasso? Oh, l'odio. Oddio, pensavo di essermi bloccato. No, sto per passare! Me lo perdo! Non c'è passato sopra. Figlio de... Chi è? sta pietra! Credo di poter sistemarlo. Cos'è? Credici. Guarda, un aggiornato. Sembra che cerchi di fare ripresa. Potrebbe essere una buona occasione. Ah, così! Ma santo cielo, che è successo? Merda. Uscita di borsa dalla lama. Fanculo. Quanto sia! Non possiamo controllarlo. Merda. Oh, ok! Ci mette la testa! Dico me che... Oh Gesù Maria! E io lì che guardo, che vengo schizzato dal sangue! Gesù Maria, guarda il bambino! Tranquillissimo, eh!
Porca miseria. Quattro giornate. Erano settimane che non chiudevo occhio. Quando finalmente riuscivo a conciliare il sonno, quella casa e i suoi loschi abitanti venivano a visitarmi nei miei incubi. Disperato e stordito, mi recai in chiesa. Non so bene cosa mi condusse lì. Forse il male che si accaniva su quella famiglia mi tormentava. E poi successe di nuovo. A quel punto non potevo sorprendermi. Ero rassegnato ad affrontare una nuova morte ogni mese fino alla risoluzione del caso. Ma la periodicità di quei crimini portava con sé un'altra maledizione. L'assillante, quotidiana presenza dei giornali. Il senatore, assorto nella sua campagna elettorale, stava rischiando letteralmente di perdere il senno. Combattuto tra il senso del dovere e la sua famiglia. Suo padre, un potente impresario dal dubbio passato, era scomparso senza lasciare tracce. Si mormorava che avesse qualcosa a che vedere con tutti quei crimini. Che sta succedendo, papà? Un debito in sospeso? Una vendetta? Fammi capire bene. Non intendi fare nulla a riguardo? Smettila con queste stronzate, Charles. Dici cose senza senso. Credi davvero che io non sappia, papà, da dove viene la nostra fortuna? Non sai un cazzo. Ma non chiedere. Ho fatto tanti sacrifici per voi. Se è vero che ci vuoi bene, perché non eri al funerale di Tom? Tuo fratello era un bastardo miserabile. Un alcolizzato perdente. Com'è possibile che tu dica cose del genere del tuo stesso figlio? Stammi bene a sentire. Mi devi la vita. E anche quell'inutile carriera politica. Non osare contraddirmi. Ci sono cose che non potresti mai capire. Già da molto tempo ormai ho rinunciato alla mia carriera politica. Ma alla mia famiglia no. Non rinuncio, papà. Mi hai sentito bene? Tu stai perdendo la testa, Charles. Se ami così tanto la tua famiglia, allora ti conviene darti una calmata. Lascia che la polizia faccia il suo lavoro, Charles. Se c'è un colpevole, lo scopriranno. È solo questione di tempo, credimi. Il prete, mamma mia, ma dobbiamo ammazzare il prete. Padre, ce l'ha fatta venire, alla fine riesco. Buonasera, signorina. Sono padre Legel della parrocchia di Winterhill e questo è padre di Cosimo. Non vorrei proprio disturbarla, ma alle nostre orecchie è giunta la voce dei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. Potremmo parlare con il padrone di casa. Casa? Fuori dalla mia casa? Dannati parassiti. Andate a fare sermoni ai vostri fedeli parrocchiani. Qui non ne vogliamo sapere nulla. Forza, largo, largo! E non fatevi più vedere da queste parti, bastardi! Devono sempre ficcare il naso. E nessuno li ha chiamati dannati ipocriti! Diavolo succede. Cioè, sta introducendo in casa? Thank you.
No, vanno i sotterranei. Che bomba! La nostra prima vittima sacrificale. E tu chi sei? Cosa ci fai qui? Mi scusi, mi ha spaventato. Sono Wayne Preston dell'Herald. Volevo parlare con lei degli omicidi. La pagherò per l'esclusiva sulle informazioni. Sai con chi stai parlando? Certo, signor Wagner. Scusi l'intromissione. Le giuro che ho suonato alla porta. Pensavo che non mi avesse sentito nessuno. Sa che potrei spararle con totale impunità? Un momento, no. Forse non me lo si disparava, però. Quindi adesso chi dobbiamo ammazzare? Vediamo Lucifero cosa ci insegna. Salve, Lucius. Ah, Lucius. Che macabre offerte mi hai fatto. Certo. Ma non possiamo fermarci ora. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. C'è già chi nutre un certo sospetto, Lucius. Agisci con la massima cautela. È giunta l'ora di insegnarti l'abilità più potente. Forse un giorno ne avrai bisogno per proteggerti. Ti piace giocare col fuoco? Oh no. Lucius. Tuo padre dice di non giocare con i fiammiferi, ma tu sei un figlio dell'inferno. Sei nato per dominare le fiamme. And? Che figo! Il fuoco mi incanta sempre. Cerca di mirare la figura sola. Ok. Almeno tre volte devi colpire. Che talento. Non ci sono. Ora ascoltami, Lucius. Potrai ricorrere a questa abilità solo in certe occasioni. Ogni volta che farai un sacrificio per me, potrai usarla, ma solo per un breve periodo di tempo. Fin quando il potere si consumerà. Non dimenticarlo. Va bene, metto le cose a posto nel mentre. Ma cioè, quindi possiamo usarla per uccidere le nostre vittime, questa? Cioè, i nostri bersagli, possiamo usarla? Ma forse no. Ma voglio andare in cantina, devo vedere assolutamente se c'è anche il giornalista, cosa devo fare. Il tradimento, già non mi piace. Allora, Lucius, è giunto il momento. So che hai trovato la sala dei rituali. Non mi sorprende. Vestiti e raggiungimi nel sotterraneo. Sii molto cauto, figliolo. Qualcuno è ancora sveglio, non farti vedere. Ok. Fabius. Buio da una porta. Qui. Dove Alice? Vabbè, tanto sulla lato c'era la madre. What? Guarda, ma sei tutto chiuso a chiave, da dove diavolo dovrei passare? Ah, da qui.
Sta coda, dimmi, cosa ci potrei fare? Va. Non so che prova l'ho disattivata, ma ok. L'avevo già. Ma individuato dove? Al buio? Cosa ci fai in piedi? Torna subito a letto. Cristo, ma sarà il buio? L'odio. Come fate a individuarmi al buio? Dice il buio dalla mia parte e poi si fa sgamare. Fanculo, ma come cazzo lo faccio andare? Ah, da qui. No, è cazzo perché... Quella sarà giochi tipo. Ok. Merda. Fuck, fuck, fuck. Ok, bene. Sì, ma cioè, sono tutti con la luce. Qualcuno ancora sveglio, mi pare che sia solo qualcuno ancora sveglio, cioè. Sono tutti ancora svegli! Tutti con la fottuta luce. Passo da qui? Ok, forse riesco a passare. Yes. Oddio, non ho beccato. Il culo. Il culo, raga. Ok, vado di sotto. Ok. Tanto sicuro dobbiamo sacrificarlo. Maratona. Eccolo qua, lo sapevo. Sei riuscito a trovare la sala per conto tuo. I miei complimenti, Lucius. In 40 anni nessuno dei miei figli è stato in grado di farlo. E non ne sanno assolutamente nulla. Questa sala è il fulcro della villa, Lucius. Il centro vitale. È qui che ebbe inizio ogni cosa, Lucius. Se solo queste mura potessero parlare. Quali magnifici rituali tra queste pareti... E quanti magnifici ospiti! È ora di scoprire il tuo destino, ragazzo. Riconosco in te il suo sguardo. Non immagini nemmeno per quanto tempo io ti ho aspettato. I miei figli sono stati un'assoluta delusione. Ma tu sei del tutto diverso. Tu indicherai la via a tutti noi. Lui mi parlò del sacrificio estremo, Lucius. Del sangue del mio sangue. Ma non avrei mai pensato di dover attendere due generazioni. Ad ogni modo non è più importante ormai. Non ti preoccupare. L'ora è giunta e diventerai ogni giorno più forte. Ogni giorno più forte! Con questo sacrificio di sangue raggiungeremo il potere supremo! Ascoltami, Lucius. So che le tue richieste sono infinite, ma tu devi agire con precauzione. Cerca di non attirare l'attenzione per qualche tempo. Io mi occuperò della polizia. Ora prepara l'altare, Lucius. Io cercherò l'invocazione. Ok. Tecnicamente siamo già... Non è manco legato sto idiota, cioè. Non vorrei dire, eh. Ma non è nemmeno legato. Ok, allora. Questo se lo adorno. Credo non sia legato. Allora, abbiamo praticamente tutto. Dove sono i fiammi? Ah, ok. Oddio. Ok. Benissimo. Nonno, guarda quanto sono bravo. Ma queste candele si possono accendere? No. La candela, questa è già contrario.
aspetta. C'è altro che ci serve, un sasso. Aspetta. Ah, ecco. Beh, ora ha senso. Ma è legato solo da una parte o anche dall'altra? Anche dall'altra. Nonnino. C'è più per legare le vittime. Sì, l'avevo capito. E lui? Ciao, giovanotto. Mi saluti ancora come sempre, cioè. Non riusciamo a mettere nulla. Devo controllare che non manchi qualcosa. Ecco, vedete. Mancava come qualcosa. Ok. Non è qui. Qui serviva l'occhio, questo l'occhio qui. Ok. Poi. Qua il triangolo. Perfetto. Qui cosa c'è? Ok. La piramide di Cheope. E qua l'ultimo. E dovrei aver fatto. Beh, scusa, ma questo non me lo fa mettere. Minchia, sono stato furbo, vedo tutto. Porcaccia troia. Se ora diamo un'occhiata. Ok. Ma cosa vuoi dare un'occhiata esattamente? Oddio, qua c'è. E cosa c'era nella cassetta? Ok, vediamo. Come uccide lui? Perché? Perché ha ucciso lui? Ma un idiota! Nine of them in un modo. Oh, la mia testa! Ma dove sono? Ma che diavolo! ragazzo, levami questa roba! Si sta liberando, si è liberato da solo. Va tutto bene, non ti farò del male. Forza, tirami fuori di qui. Oh, mi sa che andrei a fuoco. Oh cazzo, come diavolo ci sei riuscito? No, è la croce. Stai lontano da me. Lontano da me, mostro! No! Merda! Mo? Inforno con lui! Cazzo! Ok. Dove dice Wayne? Non sa con chi ha a che fare. Agree. Oh, stronzo! Rigirala così! Ok. Merda. Ma non me la fa girare questa, cazzo. Va bene, in effetti. Che odio. Piscia. Ma scherzi, mi ha pugnalato! Ho capito, minchia, me lo deve rifar vedere. Ho capito che devo uccidere lui, dai. Ale! È andata. Culo. Okay.
Fatto! E l'altro ucciso. Trollzetto, brucia. Come osi, come hai osato pugnalarmi? Quando è una giornata, fai vedere Wayne. Guardate la camminata vittoriosa del pompino. Ma bella, come lo scopriamo tutto ciò? Fire Master. E questo cos'è? La Bibbia di Satana? Di Anton LaVey. Preparate la guerra, risvegliate i valorosi. Lasciate che i guerrieri si avvicinino, che insorgano. Ma santo Dio, papà, in cosa ti sei immischiato? Vabbè, tanto adesso è giù con un coltello piantato nella schiena. Nancy, ti devo parlare ora. E quello che ti dirò ti sembrerà assurdo. Ma devi credermi. Credo che sia mio padre il responsabile di tutto. E ancora peggio. Credo proprio che abbia coinvolto Lucius. Non mi prendere per pazzo. Ho trovato cose che ti farebbero rabbrividire. Portiamo Lucius da uno psicologo. Ma perché? Quello che dobbiamo fare è lasciare questa casa, Charles. Da uno psicologo. Ok. Ragazzi, spezzo qua il let's play. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.